Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Spazio Games, io sono Quel Taleale e oggi vi porto un video su Next Card Game Wreckfest. Questo titolo è uno dei giochi ad accesso anticipato, quindi riprendiamo anche con la rubrica dei giochi ad accesso anticipato, quindi un gioco ancora non completo ma già preacquistabile ed è sviluppato dai Bugbear, che sono gli stessi sviluppatori di un gioco che molti di voi conosceranno se siete appassionati del genere Destruction Derby, perché hanno sviluppato nel 2006 Flatout 2 e il primo Flatout nel 2004, titolo che personalmente ho apprezzato tantissimo, e anche questo Next Card Game va a riprendere il genere appunto dei giochi dove andremo a fare sportellate con gli altri giocatori, cioè sia il single player che il multiplayer, e al momento ci sono le modalità derby o gara classica. Per il momento ci sono queste auto, alcune sono state implementate, all'inizio è uscito da un bel po' di tempo in accesso anticipato e all'inizio erano solo due auto, adesso siamo arrivati a 5. Nella parte bassa possiamo vedere come c'è il menu per andare a ricercare le partite multiplayer, le informazioni sulle varie auto eccetera eccetera. Si potrà fare avanti un test drive, vendere auto, acquistare auto eccetera eccetera. Per il momento ancora non è possibile, noi ci andiamo a fare una gara classica. Allora fatemi sapere magari ragazzi se volete vedere più modalità, perché questo gioco comprende, come detto, un Destruction Derby classico oppure una modalità gara. Noi adesso magari ci andiamo a fare una modalità gara classica, andiamo con quest'auto, possiamo andare avanti e selezionare appunto la tipologia di gara, se derby con zone diciamo più grandi o più piccole, può essere si può fare un derby fino a 24 giocatori se non sbaglio, sì, e immaginate il multiplayer cosa potrebbe succedere. E andiamo, c'è anche una gara con una pista ad 8 dove le auto si andranno a incrociare, noi ci andiamo a fare questa. Una cosa particolare del gioco qual è? La fisica e il sistema dei danni estremamente curato. Io sto giocando, come sempre, vabbè, per questi giochi ad accesso anticipato, su PC con il pad della 360. Questo è il nostro circuito e come vedete le auto sono tantissime e come potete immaginare adesso faremo una gran brutta fine, se riusciamo a sopravvivere per almeno qualche minutino. Come sempre fateci sapere la vostra. Occhio, occhio, attenzione. Allora, io personalmente ho amato molto i Flatout e adesso, come potete vedere, già ci hanno sbattuto fuori. Il sistema dei danni visivi, diciamo, è molto ben curato e se fate caso lì in basso a sinistra c'è il menu della nostra auto con i relativi danni, rimanda ai vecchi Destruction Derby per PlayStation 1. Bellissimi anche quelli. Ok, qui inizieremo a fare una gran bella figura, soprattutto perché ci tampinano. Comunque la distruttibilità sia delle auto che del mondo di gioco, perché come vedete possiamo anche andare a distruggere le barriere. Ora eviterei di farlo, però scusi, attenzione, attenzione, ci insinuiamo, ci proviamo. E una... In realtà, come detto, essendo un amante dei vecchi Flatout e soprattutto visto che in questo periodo non ci sono tantissimi giochi di questo genere, diciamo, ben fatti, attenzione, recentemente non ne stanno uscendo molti, io questo Next Card Game lo aspetto veramente tanto, soprattutto perché quando sarà ben implementato il multiplayer ci sarà da divertirci con gli amici e non solo. Ok, critical damage, la nostra auto non è propriamente in ottime condizioni, qualcuno è già esploso qui, comunque sono tre giri, quindi la gara è abbastanza breve. Vi ho fatto vedere questa pista che, ecco, va a miscelare un po' di Destruction Derby con la gara. Adesso ci andiamo a fare magari una gara dove possiamo sopravvivere un po' di più. Andiamo a cambiare auto, proviamo questa qui e andiamo a fare una gara sul andiamo a scegliere asfalto, facciamo due giri così facciamo una cosa più
più veloce e posso mostrarvi più cose. Tra l'altro c'è la possibilità anche di provare una specie di tech demo, nel senso che ti va a mettere in un'arena dove ci va a mostrare con vari meccanismi come qual è la distruttibilità e la fisica utilizzata in questo gioco. Non so se faremo in tempo a vederlo in questo video, nel caso comunque attenzione. Ok, qui c'è qualche piccolo rallentamento perché comunque il gioco non è, diciamo, leggerissimo. Qui c'è parecchio rallentamento, io ho tutto settato al massimo. Adesso il gioco pian piano si sta sviluppando, quindi anche dal punto di vista della grafica sta migliorando, la fisica eccetera eccetera, quindi inizia a diventare abbastanza pesantino. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione. Comunque anche gli effetti di luce, gli effetti grafici sono, per essere un gioco ancora ad accesso anticipato, è ancora in fase alfa, quindi c'è ancora molto lavoro da fare, però non è male neanche dal punto di vista, come detto, visivo. La cosa che colpisce di più sicuramente è il motore fisico di gioco, con tutti questi elementi a schermo e tutta questa distruttibilità. È un piacere per gli occhi, è un piacere per chi ama i giochi dove bisogna dare delle sportellate, che noi, già che ci siamo, andiamo a dare qualche... Oppela! Attenzione, ci siamo piantati totalmente sul muretto, abbiamo lasciato qualche pezzo della nostra auto, ma va benissimo. Poi siamo in 24 in pista, quindi neanche pochi. E nei commenti fatemi sapere se magari avete la curiosità di dare un'occhiata anche al... Tanto andiamo a colpire un po' di gomme per vedere poi vari effetti. Se volete vedere, come detto, la modalità anche test, dove ci farà distruggere le auto in vari modi. Attenzione, c'è qualcuno che è già iniziato a prendere fuoco. Noi ci puntiamo sulle auto piccoline, che magari abbiamo una maggior possibilità di sopravvivenza. Ci sono anche varie visuali, adesso ve le vado a mostrare. Attenzione, ci inseriamo con estrema cattiveria. Aia. Ecco, questa non è, diciamo, la miglior visuale, visto che l'aggressività dell'intelligenza artificiale è abbastanza alta. Abbiamo un problemino nelle ruote anteriori. Stiamo quasi diventando un tre ruote, tra l'altro, ma non fa niente. Ok, siamo arrivati 21esimi, non è un gran risultato, direi, ma va benissimo uguale. Perfetto, adesso possiamo andare a vedere anche un Destruction Derby, vediamo. Allora, andiamoci a fare anche un Destruction Derby, magari ci scegliamo un'auto un po' più resistente, oppure qualcosa di piccolino, quella non resisterà tantissimo. Magari proviamo questa qui, che dà l'idea un po' più di massiccio. Proviamo, ok, c'è qualche problemino alle sospensioni, ma va benissimo. Intanto vi faccio vedere un po' anche cos'altro c'è al momento. Sandpit è ancora in fase di sviluppo. Derby Stadium 24, facciamo magari un po' più no, facciamolo a 24. Allora vi dico subito che il Destruction Derby dura parecchio, quindi Deathmatch time 4 minuti. Proviamo, cioè il Deathmatch, Team Deathmatch, l'ultimo che rimane. Vabbè, facciamo l'ultimo che rimane. A meno che non ci distruggano all'istante, questa modalità dura un pochino, quindi vediamo se farla tutta, se ce la facciamo. Eccoci, prontissimi. Siamo in questa arena, classico. Attenzione. Allora, la cosa migliore è sopravvivere. L'intelligenza artificiale comunque in questo gioco è curata molto, ma molto bene. Infatti quando inizieranno ad avere dei problemi, a parte che vanno subito a puntare l'auto che è in difficoltà, poi occhio, il panico, stiamo iniziando a creare il panico, dobbiamo assolutamente toglierci da in mezzo alla pista perché sennò facciamo una brutta fine. E poi qui c'è la tecnica di dover utilizzare anche la retromarcia una volta che la parte anteriore dell'auto sarà compromessa, soprattutto perché sull'anteriore c'è il motore. Infatti già vedete alcune auto che iniziano ad andare in retromarcia. Noi utilizziamo questa zona di pista per risputarci a bomba nella mischia. Scusi buon uomo, ma devo cercare di far danni. Guarda quest'auto, che cos'è, come che si è portato. Guarda
questi bastardi. Attenzione, attenzione. Ce l'ha lisciata, ma noi ci riproviamo con cattiveria. Andiamo a prendere queste piccoline, non è vero. Perché sfuggono, sfuggono. Tanto segna i takedown e eventuali auto. Non è facile per niente beccarli. Guardate quello piccolino che si butta su un'auto già distrutta. Ci scantare anche a noi. Scusate. Damose, andiamo più lontano possibile perché. Attenzione, lo vedo in difficoltà. Cerca di sfuggire. Diciamo che ce la fa un pochino. Che l'importante è che non puntano a noi, eh. Poi va tutto benissimo. Mi butterei nel mischione. Oppela. Ok. Ovviamente non sta benissimo. Ok, adesso nella parte anteriore dell'auto abbiamo qualche piccolo problemino. Cioè, già chi. Opponenti siamo rimasti in 15. Attenzione, ci proviamo. Dagli questo. Continua a resistere con la sua minicar, che ormai è diventata una smart. Una. Già prima era compatta, adesso ancora di più. Attenzione, c'è quello lì quasi in difficoltà, se riusciamo, eh. Se riusciamo, se non ci tampinano. Ecco qua. Vabbè. Cerchiamo di evitare un po' anche le auto che hanno già subito dei danni, perché. Attenzione, ci proviamo. Oppela, con cattiveria, mi scusi, eh. Lasci fare, ma. Non vedo l'ora che venga rilasciato. In versione definitiva non si sa quanto tempo ci vorrà. Spero il prima possibile, perché se verrà curato soprattutto dal punto di vista del multiplayer, potrebbe essere un gran bel gioco. Intanto stiamo facendo un po' di danno, ma secondo me inizia ad avere qualche difficoltà anche la nostra auto. Quindi iniziamo ad andare un po' in retro, così utilizziamo la parte posteriore dell'auto. Vediamo se riusciamo a beccare quel tipo che sta andando compulsivamente in cerchio. Non lo riusciamo a beccare. Maledetto. Venga qui. Immediatamente. Vabbè, cambiamo obiettivo. Ok. Allora, siamo un po' meno. Che fa? Si vendica, buon uomo. Questo ormai si è impallato. Che cos'è? La smetta un po'. Abbiamo distrutto la parte anteriore, quindi stiamo iniziando a rischiare un pochino tanto. Aspetti che le do una mano. Secondo me quello è già morto, lei, con sta macchinina. Sposti un pochino che cerco di buttare fuori. Abbiamo distrutto la nostra auto. Perfetto, siamo arrivati 14esimi. Comunque, ragazzi, questo era Next Car Game. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Video abbastanza breve, però, per mostrarvi un po' com'è questo gioco. Mi raccomando, fateci sapere la vostra. Per chi fosse interessato, in descrizione c'è anche il link al mio canale. Noi ci vediamo allora con i prossimi video, con i prossimi giochi ad accesso anticipato e non solo. Va bene, alla prossima. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.